Oggi è con noi in frequenza il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Campo. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Consigliere, l'abbiamo invitata in frequenza per parlare della legge sulle slot machine, perché il Movimento 5 Stelle si è occupato parecchio di questa legge. È in vigore comunque sia a livello regionale che nazionale, appunto questa legge che adesso è stata approvata in termini diversi. Vuole spiegarci meglio e soprattutto le differenze che ci sono a livello regionale piuttosto che a livello nazionale? Sì, diciamo che appunto la legge è in vigore già da un anno, però c'era un termine transitorio che va a scadere proprio in questi giorni, quindi diventa pienamente efficace ed è una legge che è decisamente più restrittiva in termini di orari e di limitazioni sulle distanze da luoghi sensibili, quali ad esempio le scuole. Quindi sotto questo profilo infatti ha provocato già le reazioni del governo nazionale che ha tentato un'intimidazione al Consiglio regionale sul fatto che questa legge causa una perdita di gettito e tra l'altro giusto nelle settimane scorse ha causato un intervento a gamba tesa del presidente Chiamparino della regione Piemonte che ha tentato il colpo di mano convocando i capigruppo del Consiglio regionale per chiedere l'attenuazione della norma in tempi rapidi. Fortunatamente questo colpo di mano è fallito e ha visto la sostanziale opposizione dell'intero Consiglio regionale, quindi sotto questo profilo il tentativo governativo di attenuare una legge che è probabilmente la migliore attualmente in Italia in termini di limitazione di lotta alla ludopatia. Tra l'altro noi siamo stati anche coloro che hanno diffuso i dati pesantissimi, comune per comune, dei costi del gioco d'azzardo nella nostra regione. Sono dati impressionanti Consigliere, mi perdoni, ma qual è l'interesse? Per quale motivo il presidente Chiamparino ha tentato di ridurre l'impatto delle limitazioni previste da questa legge? siccome il gioco d'azzardo è un affare per il governo, In che termini? in termini di entrate fiscali, perché una quota parte di quello che i cittadini buttano nelle macchinette va a finire all'erario e quindi per loro è un'entrata in più. E non a caso noi sosteniamo che questo governo speculi sulla salute degli italiani, perché come ben sappiamo la dipendenza del gioco d'azzardo rovina intere famiglie. Ricordo che il governo fa cassa sui cittadini che spendono in gioco d'azzardo, ma quando sono le compagnie delle slot che devono soldoni, fa condoni epici fino a ridurli da miliardi a qualche decina di milioni. Ecco, ricordiamo tra l'altro che, se non erro, è una delle attività meno tassate, quella del gioco d'azzardo. Certo, meno tassate anche perché tanto le concessionarie non pagano perché finanziano elettoralmente tutti i principali partiti, ovviamente tranne noi, e poi ottengono sconti significativi, quindi questo per rendere il conto di quanto dietro in realtà ci sia tutto un giochino di lobby in cui a guadagnarci sono partiti, il governo, a spese dei cittadini italiani e della loro salute, perché ricordo che la ludopatia provoca danni gravissimi alla salute delle persone e alle famiglie in generale. È un lavoro forte che abbiamo fatto, devo dire che su questo se non altro siamo riusciti a trovare anche delle trasversalità nelle varie forze politiche e in Piemonte abbiamo ottenuto appunto dei risultati che sono importanti. Adesso bisogna però stare bene in guardia che queste cose non vengano attenuate o addirittura ritirate, visto che stanno risultando efficaci. E soprattutto che i comuni verifichino che tutte le Certo, attività siano in regola. l'altro grandissimo aspetto è appunto che molto dipende dall'attuazione, dalla regolazione e i controlli che sono di livello comunale, quindi bisognerà vigilare che le amministrazioni comunali, che peraltro hanno tutto l'interesse dal loro punto di vista a tutelare i propri cittadini, applichino appieno la norma. Grazie consigliere per averci fornito dei chiarimenti in merito a questa nuova legge sulle slot machine. Grazie per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a voi.